Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando dall'inizio alla fine del gioco siamo verso l'inizio dell'atto 3, scusatemi, che dovrebbe essere, da quello che ho capito, l'ultimo atto del gioco. E controllando appunto Magdalene, figlia dello stampatore, dobbiamo capire chi ha attentato alla vita di nostro padre, come prima cosa. Come seconda cosa dobbiamo acquisire informazioni sulla storia passata di Tassing, ovvero la nostra cittadina, e per farlo abbiamo più piste in cui possiamo andare appunto a cercare informazioni. E come terza cosa dovremmo anche esplorare le rovine e la miniera di sale, quella magari più avanti, Detto ciò, comunque, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutti coloro che potrebbero gradire questo tipo di gioco. Allora, diamo un'occhiata nella chiesa. Ottilia non c'è più, palesemente morta, Ottilia. Però io sono curioso di sapere se c'è l'anacoreta. Salve Thomas, e sono anche molto curioso di parlare con Thomas, perché i miei sospetti su Thomas continuano a non risolversi. Oh, Dio vi benedica, Magdalene. Che benedica anche voi, padre Thomas. Sembrate preoccupato. Qual è il problema? A quanto pare, ho perso la chiave del tabernacolo. Se non si trova, dovremo fare a meno dell'Eucaristia questa domenica. Non potete farvene prestare un po' dalle Clarisse? Cosa? Ah, no, consacro l'ostia anche per loro. Raramente la porto loro prima di iniziare la messa in città. Senza il Santissimo Sacramento non possiamo celebrare davvero la messa. Senza la messa, la salvezza dell'intera popolazione di Tassing è a rischio. Dunque, la nostra salvezza potrebbe essere in pericolo perché voi avete smarrito la chiave del tabernacolo? Io, beh, non la metterei proprio così. Se necessario, chiederò a Gret di cuocere una pagnotta e consacrerò quella. Ma anche in tal caso non posso lasciare l'ostia all'esterno. Devo trovare quella chiave. Terrò gli occhi aperti, padre. Grazie, Magdalene. Fatemi sapere se vi viene qualche idea su dove potrebbe essere. Che Dio vi benedica. Ok, quindi Thomas ha perso la chiave del tabernacolo. Eccola la suora! Mi domando se suora Malì posso aver visto la chiave del tabernacolo da qualche parte. Dovrei parlare con lei. Assolutamente sì. Dio ti benedica, Magdalene. Dio vi benedica, Suora Marie. Cosa ti porta in chiesa a quest'ora del giorno? Vuoi accendere un'altra candela votiva per tuo padre? Speravo di poter parlare con voi, sorella. Avete visto la chiave del tabernacolo di padre Thomas da qualche parte? La smarrita? Temo di no. Tutto è come dovrebbe essere in chiesa. Tuttavia, ho sentito i piccoli Gertner entrare ieri sera. Non mi sono alzata, ma li ho sentiti bisbigliare per qualche istante. Se ne sono andati improvvisamente, come erano arrivati? Perché non avete detto nulla? Non ci ho visto niente di strano. Molte persone vengono in chiesa durante la settimana. Questo è un luogo sacro in quanto tale e la gente di Tassing lo rispetta. Rispettano la mia riservatezza qui e io rispetto la loro. Perché me lo state dicendo? Perché sebbene non sia mia abitudine mischiarmi, conosco quei due. E perché hai detto che padre Thomas aveva perso la sua chiave? Le loro intenzioni ieri sera potrebbero essere state pure. In caso contrario, tuttavia, sarebbe cristiano ricordare loro che il futuro va contro i comandamenti del Signore, che il furto va contro i comandamenti del Signore, scusatemi. Si cacciano sempre nei guai, magari dirò semplicemente a padre Thomas che hanno perso la chiave, che hanno preso la chiave. No. Potrei andarci a fare due chiacchiere, sì? Ti consiglio di fare ciò che il tuo cuore ritiene giusto. Grazie, sorella, Dio vi benedica. Ok. Ah, qua abbiamo già fatto, sì. Abbiamo quindi anche scoperto questa missione secondaria. Possiamo parlare di nuovo a padre Thomas? Ah, potremmo dirgli dei. Avete ritrovato. No, aspetta, aspettiamo. Avete ritrovato la chiave del tabernacolo? Nessuna traccia. Sono certa che alla fine salterà fuori, padre. Ok, non aspettiamo un attimo. Cioè, prima andiamo a parlare con i.
con i gemelli. Allora, già che ci siamo, andiamo alla fattoria di Martin. Martin è vivo, possiamo parlare direttamente con lui. L'abbiamo tenuto in vita, sfruttiamola questa cosa. Buongiorno Magdalena, come sta Klaus? Controllo un attimo che stia registrando il video perché mi è venuto il dubbio, eh. Scusate un attimo, un secondo. Sì, sta registrando, perfetto. Resiste, anche quando le parole gli escono a fatica. Il suo cuore resta pieno di vita. Non so come farei a vivere senza di lui. Klaus è un bravo uomo, Magdalena. Tassing ha un posto migliore grazie a lui. È uno dei pochi a Tassing a non avermi assillato per tutto questo tempo. Cosa intende? Non fingere di non aver sentito. Gli abitanti della città mi spalano addosso merda da anni. Che male c'è se di tanto in tanto mi azzuffo con qualcuno? Sono un uomo onesto. Non ero coinvolto in quello che è successo a Otto Zimmerman. Sostenevo la sua causa. Ho fatto la mia parte qui. Ho arato la terra, salato le carni e mantenuto Brigitte e Kraft. Mi sono spaccato la schiena abbastanza per questa famiglia. Un uomo non può avere un po' di maledetto riposo una volta tanto. Comunque, perché finisci sempre per fare botte? A volte un idiota ha solo bisogno di un cazzotto sui denti. Pensi davvero che picchiare a sangue qualcuno aiuti a risolvere i problemi? Ma forse. A me non interessa risolvere nulla, però. Non ne ho più la pazienza, sono stufo. Voglio solo ciò che mi spetta. Va bene, ho perso già abbastanza tempo. È ora che tu vada. Aspetta, ho quasi dimenticato il motivo per cui sono venuta da te. Sto cercando di saperne di più sulla storia di Tassing. Mi è stato detto che potevi aiutarmi. Io? Che ne so io della storia? Ho sentito che hai rubato un libro a quel barone tanti anni fa? No. Madre Illuminata mi ha detto che hai preso in prestito un libro di storia locale del barone Rothvogel. Ecco, mettiamolo giù in questo modo. Madre Illuminata? Oh, parli di una delle vecchie suore del convento? Certo, un libro. È possibile che io l'abbia restituito all'epoca. Era una vita fa? Non ricordo quel libro né cosa ne ho fatto. I ricordi di quegli anni sono confusi. Probabilmente l'ho buttato via da qualche parte, o l'ho lasciato a casa. Non ci avrei fatto molto con quel libro. Non so leggere. Non avrei neanche potuto venderlo. È un oggetto troppo particolare. E al di fuori di Tassing a nessuno interessa la storia di questa città. Forse dovrei chiedere a Brigitta se ricorda qualcosa in proposito. Certo, male non fa. È successo decenni or sono, ma lei è quella che si ricorda le cose. Grazie dell'aiuto, credo. Se non c'è altro, devo lavorare. A presto, Martin. Ma perché dovresti sfotterlo, scusa? No, poverino. A presto. Andiamo a parlare con Brigitte allora. Sono ansiosa di continuare a lavorare sul murale. Ho così tanto da fare prima di Natale. Sono certa che sarà l'orgoglio di Tassing quando lo avrai completato. Hai sempre avuto il talento artistico di tua madre. E come sta tuo padre? Sei una delle poche persone che mi ha chiesto di come sto io. Che mi ha chiesto come sto io prima di chiedere di mio padre. So cosa significa essere l'unica persona a occuparsi di qualcuno. Ti annulli per i bisogni della persona di cui ti prendi cura. Mi preoccupo per te, che porti questo peso da sola. Ricordo quando mio padre morì. Ci siamo presi cura di lui al meglio delle nostre possibilità. Ma quei pochi mesi prima che si spegnesse sono stati difficili per tutti. Ma credo che Dio salverà tuo padre, qualunque cosa dica il dottore. Abbiamo bisogno di lui. Dio voglia che tu abbia ragione. Mi rimetto alla sua misericordia. Sia fatta la volontà di Dio. Amen. Hai pensato a cosa farai se tuo padre non ce la facesse? Dovrò sposarmi. Ricordi cosa è successo a Ottilia? Povera donna. Ma tu sei una brava ragazza, Magda. Tante famiglie di Tassing sarebbero felici di accoglierti. Hai qualcuno in mente, vero? Non riesco proprio a immaginare a chi tu stia alludendo. Non c'è un solo ragazzo decente in questa città. Nemmeno il giovane Oz. È sveglio quasi quanto suo padre. Pace all'anima di Otto. Ah, mi manca. Oz non sa cosa vuole. Certi giorni mi meraviglio che riesca ad abbottonarsi i pantaloni da solo. Hai visto che chiozzo? Che chioccia Eva. Chissà se non se ne occupa lei.
È stato lo stesso fra Otto ed Eva. Sapevamo tutte che lui era suo fin dall'inizio. Così come Oz sembra essere tuo. Ma se niente si concretizzasse, sappi che sarai sempre la benvenuta nella mia famiglia, Magda. Kraft è un bravo ragazzo laborioso, ha una mente acuta ed è in grado di mantenere una famiglia. Stai cercando di combinare un'unione fra me e tuo figlio? Puoi biasimare una madre per questo? Sei una ragazza seria e rispettabile, Magda. Qualsiasi famiglia sarebbe fortunata ad averti come figlia. Non voglio essere scortese, ma preferirei decidere con calma. Non sono sicuro che staremo bene insieme. Vedi, facciamolo prendere in considerazione. Grazie, tesoro. Non tutti i matrimoni inizialmente poggiano su basi solide, ma se preghi, ti impegni e confidi nel Signore, col tempo le cose si aggiusteranno. Credimi. E se non funzionasse, come puoi essere sicura che due persone siano fatte l'una per l'altra? Solo Dio lo sa. C'è sempre un motivo per cui fa incontrare le persone. Non dobbiamo comprenderlo, ma solo avere fede nella provvidenza. Comunque, devo tornare alle mie faccende. Ricorda quello che ti ha detto. Qualunque cosa accada, sarai sempre la benvenuta in casa mia. Ah, prima che mi dimentichi, avevo qualcosa da chiederti su un vecchio libro. Si suppone che Martin l'abbia rubato a quel barone che è stato ucciso anni fa. Sai che fine ha fatto? Ah, spero di non mettermi nei guai, ma ce l'ho ancora, nascosto in un cassetto. Martin l'ha lasciato qui quando è scappato. Si è preso la briga di rubarlo, ma non l'ha portato con sé? Martin era un ladro, ma non era stupido. Sono sicura che si era resa co che si... Era reso conto che nessuno avrebbe mai creduto, ah no, che si sia reso conto che nessuno avrebbe mai creduto che potesse essere venuto in possesso di quel libro onestamente. Ecco perché non l'ha potuto venderlo. Perché l'hai tenuto? E cosa dovevo fare? Il barone fu ucciso poco dopo e io mi sono ritrovata in casa al suo libro rubato. Non volevo che Martin si mettesse nei guai ancora più di quanto già non fosse. Non l'ho mai letto, però non so leggere bene. Potrei averlo? Non lo so. Vorrei leggerlo a mio padre. Ho bisogno di consultarlo per il murale. Ma non si chiederanno tutti da dove hai preso le idee? Ho parlato con tanta gente in tutta la città. Penseranno che io abbia preso le idee da loro. Ah, e va bene. Vorrei non averci più nulla a che fare, a essere sincera. Mi ricorda tempi difficili. Un libro rubato a un nobile morto, in casa nostra. Forse ci ha mandato a male il latte e girato le uova per tutti questi anni. Ecco qua, ti prego, non dire a nessuno che ce l'avevo io. Ah, l'istoria, Tassie. Ah, è in latino. Riesco a capire alcune parole ed espressioni. Darò un'occhiata più approfondita stasera. Grazie, Brigita. Mi sei stata di grande aiuto. Certo, Magda. Stammi bene, che Dio ti benedica. Ok, istoria tassi, è preso. Interessanti ritrovamenti. Possiamo anche andare. No, non possiamo andare in casa dei Bauer. Poi, vediamo un po' cosa possiamo fare. Non è passato del tempo. Vediamo un po', eh. La chiave per la salvezza, dobbiamo andare a cercare i gemelli. Istoria tassi, l'abbiamo preso. Magari scoprirò qualcosa di utile per il murale. Lo leggeremo stasera. Ok, diamo un'occhiata anche a questo, tanto l'abbiamo fatto comunque. E qui abbiamo tutti i nostri tratti. Ok, abbiamo informazioni sui gemelli. Artemis Gertner e Apollo Gertner. Sorella gemella di Apollo. Quindi Artemis è la ragazza, giustamente. Tilman il giovane, nipote del defunto Til il vecchio, marito di Eva, padre di Cristina. Marito di Eva? Quindi Eva si è risposata? Mantiene vivo l'interesse della sua famiglia per la storia di Tassing. Dovremmo andare a parlare anche con lui. Cerchiamo comunque ora i gemelli. Dovrebbero essere. Se non ricordo male, qualcuno aveva detto che giocavano nella cascata. E poi, già che siamo qua, parliamo con Lercio. Eccolo qua, Apollo. Eccone uno. Ehi, Magdalena?
Ciao Apollo, che cosa stai facendo? Sto cercando delle rane. Artemis dice di averne vista una l'altro giorno e stiamo cercando di catturarne parecchie. Non ci sono rane in giro in questo periodo dell'anno. Come fai a saperlo? Artemis ha detto di averne vista una. Ti assicuro di no. Hildegarda dice che sono creature fredde e bagnate. Non ci sono in autunno. Leggendo, Apollo, dovresti provare qualche volta. No, continuiamo con questo. Ah, forse è per questo che ne ho trovata solo una. A cosa vi servono le rane? E pensi che te lo dirò? Faresti sicuramente la spia? Non è vero. Sì, certo. Scusa, Max, ma non te lo dico. Aspetta e vedrai. Oppure chiedi ad Artemis. Magari te lo dirà. Va bene, andrò a parlare con tua sorella. Ma fate attenzione, vi siete già dovuti confessare quest'anno. Oh, lo sappiamo. Ok. L'invasione di rane. Questa è Artemis? Sì, eccola qui. Ehi, Magdalene? Ehi, Artemis, Apollo ha detto che stai catturando delle rane? Sì, e quindi? Mi ha detto di venire a chiederti perché. Non ha voluto dirmi nulla. Non te l'ha detto? Cristo, finalmente stai imparando a tenere la bocca chiusa. Oh, e dai, dimmelo. Assolutamente no. Sarà il più grande scherzo di sempre. Non lo metterò a rischio parlandote. Aspetta e vedrai. Ok. Però per la chiave quindi non ci dicono nulla. Qui c'è un maiale ora. Un maiale qui. Deve essere scappato da un recinto. Mi chiedo a chi appartenga. Ma infatti, perché c'è un maiale? Nelle miniere non possiamo ancora andare, vero? Oh, filmato? Se voglio realizzare l'affresco nel modo più accurato possibile, devo calarmi di persona attraverso il tunnel. L'ingresso è parecchio ripido, nessuno lo usa da anni. Ci deve essere un qualche modo per arrivare là sotto. Dovrei riuscire a calarmi laggiù, anche se sembra pericoloso. Baltas potrebbe avere degli attrezzi, scommetto che saprebbe consigliarmi su come calarmi giù. Apollo e Artemis si vantano sempre delle loro scorribande tra le rovine. Potrei chiedere a loro come fanno, chiediamo a loro. Chiedi aiuto ad Apollo e Artemis. Vai. Vedete che, appunto, bastava aspettare un attimo e le varie missioni secondarie sarebbero se. Cioè, scoppiano tutte insieme. Emergono tutte insieme le varie missioni secondarie. Ok, Magdalene, e emergono anche in modo naturale, cioè vai da una parte per parlare con qualcuno e nel frattempo ti dicono altre cose. Puoi farmi vedere come fate tu e Artemis a entrare nella miniera di sale? La miniera? Perché? Fa schifo e ribrezzo. Devo scendere là sotto per vedere cosa hanno lasciato i pagani e i romani. Ho bisogno di riferimenti per il mio murale. Ah, per il murale? Dovrei chiedere il permesso ad Artemis, è piuttosto protettiva nei confronti della miniera. Va bene, andrò a cercarla. Se Artemis dice di sì, più tardi ti mostrerò come entrare. Allora ci vediamo più tardi, Apollo. Ad hoc, Magdalene. Ok, lui vuole sempre il permesso della sorella per fare qualcosa. Vediamo se riusciamo a convincerla. Oh, ehi, Magdalene, ti serve qualcosa? Sono un po' occupata in questo momento. Ho bisogno che mi mostri come fate tu e Apollo a entrare e uscire dalla vecchia miniera di sale. La miniera? Accidenti, Magda, perché hai bisogno di andare laggiù? Voglio vedere cosa ci hanno lasciato i romani e i nostri antenati. È per l'affresco. L'affresco? Vuoi usare il nostro nascondiglio segreto per il tuo affresco? Voglio vedere se hanno lasciato laggiù qualcosa che posso usare come riferimento. Nascondiglio segreto? Ma lo sanno tutti che voi due vi nascondete laggiù. Quale facciamo? Allora, questo. Spostiamo il discorso sull'affresco. Non gli facciamo capire che sappiamo che è il loro nascondiglio segreto. Questa la facciamo uscire allo scoperto. Però magari potrebbe incazzarsi e dirci: allora, fanculo, non te lo faccio vedere. Vuoi usare il nostro nascondiglio segreto per il tuo affresco? Nascondiglio segreto? Ma se lo sanno tutti che voi due vi nascondete laggiù, potrebbe anche non crederci. Facciamola prima. Voglio vedere se hanno lasciato laggiù qualcosa che posso usare come nascondiglio. No, però lei a questo punto potrebbe dirci: guarda, ci sono già stata e non c'è niente, quindi non ti dico niente.
Facciamo il secondo. Sì, ma non sanno come scendere nella miniera, no? È abbastanza segreto. Allora perché dovrei farti vedere come si entra? Perché siamo amiche? Sei stata tu a raccontare a mia madre che mi ero tagliata i capelli per non dover tenere le trecce 5 anni fa. Non ti ho perdonata. Senti, ti farò vedere come entrare nella miniera, ma a una condizione. Devi aiutare me e Apollo con il nostro prossimo scherzo. Non puoi parlarne con nessuno, non puoi fare la spia, non puoi fare domande. D'accordo, dimmi cosa state tramando. Padre Thomas blatera continuamente nelle piaghe d'Egitto, giusto? Io e Apollo stiamo catturando delle rane da nascondere nel tabernacolo. Quando domenica Padre Thomas lo aprirà, le rane salteranno dappertutto. Ah, sono impaziente di vedere la faccia di Padre Thomas, se ci riuscirete. E perché mai vorreste farlo? Padre Thomas continua a dire che io e Apollo siamo diventati come gli egizi ribelli, con le rane e le locuste. Dimostreremo che ha ragione facendo comparire un mucchio di rane tutta durante la messa. Quindi, cosa vuoi che faccia? Abbiamo rubato la chiave del tabernacolo, appunto, ma dobbiamo rimetterla a posto prima che se ne accorga. Quindi Suor Amari aveva ragione? Siete davvero stati voi a prendere la chiave? E tu vuoi che la rimetta a posto io? Non diciamo niente di Suor Amari. Precisamente. Guarda, abbiamo rubato la chiave in anticipo per assicurarci che fosse quella giusta. La ruberemo di nuovo quando avremo le rane pronte, ma nel frattempo deve tornare al suo posto. Ho bisogno che tu sostituisca la chiave sull'altare della chiesa. Io e Apollo attireremo troppa attenzione, attireremmo troppa attenzione. Ma tu sei la santa rovina della città. Ed è per questo che non voglio assolutamente essere coinvolta, mi dispiace Artemis. Non sono così insopportabile, no? Non è vero, sono solo più brava a non farmi beccare, appunto. Questa è una stronzata, tu lo sai. Comunque lo farai? Se accetti, ti farò entrare nella miniera. Va bene, dammi la chiave. Perfetto, buona fortuna Magdalena. Fammi sapere quando avrai fatto. Ok. A questo punto andiamo a parlare all'Ercio, che lui dovrebbe conoscere un bel po'. Parliamo anche a Vaxlav prima. Salve, posso fare qualcosa per te? Hai bisogno di affilare qualche coltello? Sono Magdalene Drukarin. Sei un amico dell'Ercio? Mi piace pensarlo. Mi chiamo Vaxlav. Sono uno stanino. Viaggio per il mondo e aiuto le persone ad affilare coltelli e cose di quel tipo. Drukarin, sei la figlia di uno stampatore? Sì, mio padre è uno stampatore. Sono la stampatrice, mettiamola così. Esamini spesso gli articoli che produce? Sì, leggo i libri. Vaxlav, no. Ti metterai di nuovo nei guai. Nei guai? A causa mia? No, di cosa sta parlando? Niente, non ascoltarlo. Niente? Questo qui non fa che parlare con la gente di tutte le cose strane in cui crede. Legge libri di ogni sorta, parla con persone strane e gli passano idee bizzarre per la testa. Ma al vecchio Lercio non dà fastidio, ma infastidisce moltissimo altre persone. Chi? I sacerdoti. Gente dall'immaginazione limitata. Gli inquisitori. Due inquisitori. Evitiamo di enfatizzare il pericolo. Vuoi dirmi cosa è successo? Molto tempo fa ho avuto una discussione con alcune persone in città. Lo riferirono a padre Thomas. A suo merito, disse loro di lasciar perdere, ma in qualche modo un inquisitore lo venne a sapere. Comunque sia, mi sono dovuto assentare per un po', ecco perché non c'era lui. Quindi libri? Strane idee? Sì, l'ostia, l'Eucarestia, il pane, il vino, il corpo e il sangue di Cristo. La Santa Comunione? Spiegati meglio. Sempre più persone scrivono negando la transustanziazione. L'idea che il pane e il vino dell'Eucarestia diventino letteralmente il corpo e il sangue di Cristo. E rieccoci. Sì? Beh, ci sono due modi di vedere la questione. La prima si basa sul fatto che Wycliffe, o Wycliffe, e Huss l'abbiano rifiutata. Usando i nostri occhi e i nostri sensi, non riusciamo a percepire nessun cambiamento nell'essenza del pane e del vino.
Ma ciò non significa che non sia effettivamente cambiato? I nostri sensi devono necessariamente comprendere tutti i miracoli di Dio affinché questi siano reali? Niente affatto. Ma che motivo avrebbe lui di collocarli al di fuori della nostra comprensione? Questa è una domanda sensata. Bene, inizi a capire. Ma c'è un altro punto. Anche se il pane e il vino diventassero il corpo e il sangue di Cristo, perché sarebbero necessari per la comunione spirituale? Siamo vincolati alla carne e cerchiamo di rinunciarci alla luce di Dio, di riunirci, scusatemi, alla luce di Dio attraverso l'Eucaristia. L'atto, l'osservanza, lega la nostra volontà a quella di Cristo. Egli è presente in noi attraverso il ricordo, non l'atto fisico. E che importanza ha? Stai dicendo che non dovremmo fare la comunione? Ma non è eresia? Tu ci credi, Lercio? Assolutamente no, ed è quello che dirò a qualsiasi inquisitore di passaggio da queste parti. Sei pronta a sentire perché è importante dubitare della transustanziazione? Certo, perché no? Ammetto che speravo in un po' più di entusiasmo circa il destino delle nostre anime, ma va bene così. Tutto ha inizio con Lucifero che crea il mondo. Come scusa? Dio era la parola era verità e la verità è luce. La luce è la volontà di Dio. La luce di Dio conteneva gli aspetti, quelli che chiamiamo angeli, declinazioni del suo intelletto infinito. Uno di questi aspetti si separò dal suo intelletto, manifestandosi nell'oscurità come la volontà corrotta, Lucifero. E in virtù di quale potere una parte della volontà di Dio riuscirebbe a separarsi dal resto? La volontà ha agito di propria iniziativa. L'intelletto di Dio, essendo infinito, conteneva anche la capacità di trascendere l'infinito. Per poter esistere oltre i confini della luce infinita di Dio, la volontà corrotta ha dato vita a un'oscurità altrettanto infinita. È in quell'oscurità che Lucifero ha manifestato la sua falsa luce. Una turpe imitazione dell'intelletto divino che ha creato il mondo. Tutto ciò che di materiale esiste nel nostro mondo è per sua stessa natura una manifestazione corrotta di quella falsa luce. Manteniamo comunque una connessione con Dio attraverso l'intelletto, ma essendo legata ai nostri corpi fisici, tale connessione risulta imperfetta. Quindi la Genesi sbaglia? Ma dato che Gesù era un uomo, era imperfetto pur essendo nato da una vergine? Ma comunque tu credi che possiamo essere redenti attraverso Cristo, vero? Ma certamente. Finalmente un po' di buonsenso. Ma non come pensi tu. Certo che no. Per essere redenti dobbiamo riunire la nostra volontà a quella di Dio. E in che modo? Pregando regolarmente, rifuggendo i desideri materiali, facendo sublimare ed eliminando il desiderio. Come i monaci. No, no, sacerdoti e monaci, entrambi portavoce corrotti degli affari della Chiesa, hanno deturpato la semplicità della santa devozione, profanandola con l'opulenza. Anche i santi, tutti quei racconti su Maurizio, Sazia, sui miracoli, sono solo storielle. La Chiesa ha traviato le persone, riponendo la loro speranza in rituali privi di senso e la loro fede nelle reliquie. Non credo. Cioè, non penso, credo che il vero Vangelo sia quello che insegna Padre Thomas, no? Capisco perché non vai spesso in città. Hai idee interessanti, Václav. Sono contento che tu la pensi così. È da una vita che rifletto su questi argomenti. Comunque, grazie per avermi sopportato, Magdalene. Ma è stato illuminante. A presto. A presto. Ok, una conversazione lunghissima con Vaxlav, ed ora parliamo con Lercio. Buongiorno, signorina Drucarin. Te l'ho detto, Lercio. Chiamami Magdalene. Vecchie abitudini, suppongo. Cosa ti porta nel mio angolo di bosco? Cerchi altri pettegolezzi? In realtà sì, ma prima volevo chiederti delle vecchie miniere di sale. Le miniere? Si tratta di un tuo nuovo interesse, Magdalene? La gente di città non si avventura più là fuori tanto spesso. Gli ultimi che ho visto sono stati quei gemelli che ne combinavano una delle loro. Conoscono una via d'accesso, ma col piffero che metterò mai piede in quel posto. Come mai ti interessa tanto? L'affresco della Rathaus richiede una sezione sull'antica Tassing.
Le miniere sono la parte più antica di Tassing, e tu hai un orecchio attento. Pensavo che magari avessi sentito qualcosa. Non ho idea di come scendere nelle miniere, ma conosco un bel po' di storie su quel posto e sulle altre rovine romane nei dintorni. Le vecchie storie che mi raccontava mio padre quando era il carbonaio di Tassing. Quella su Marte, la ninfa Tassia, è sempre stata la mia preferita da quando ero ragazzino. Tassia? Come Tassing? La città prende il nome da una divinità pagana, romana per giunta. Non mi dispiace raccontarti la storia, Magdalene, ma ti avverto, è un po' sconcia. Ah sì? Sono curiosa. Beh, mi serve qualcosa sui romani da raffigurare nell'affresco. Ti racconterò le parti decorose di ciò che rammento, ma non voglio che tuo padre mi assedi per averti raccontato delle volgarità. Va bene. Qual è la storia? Ebbene, secondo la leggenda, Marte stava cacciando in questi boschi e aveva avvistato un cinghiale da abbattere. Stava per scagliare la lancia, quando sentì una donna gridare di terrore. Naturalmente la creatura scappò e il dio si infuriò per aver perso la sua preda. Quindi si mise a correre attraverso il bosco per capire cosa ci facesse una donna nella foresta, invece di starsene in città. Perché un dio dovrebbe andare a caccia nella foresta di Tassing? Come faccio a saperlo? Forse voleva solo fare una passeggiata rinvigorente. E poi, perché ciò che fanno gli dèi dovrebbe avere senso? Erano tempi antichi, in cui spiriti e fantasmi si aggiravano liberi. Mi servono più fatti, e meno storielle, Lercio, no, poverino. I fantasmi non esistono, gli spiriti umani vanno in paradiso o all'inferno, non rimangono sulla terra. Che vuol dire che si aggiravano? Si aggiravano. Hai presente come fanno gli spiriti e altre creature malvagie? Non posso semplicemente dire che camminavano nei boschi come facciamo noi. Si aggiravano. Va bene, vai avanti. Comunque, Marte trovò la ninfa Tassia intenta a bagnarsi in una pozza, con un satiro brutto e grasso che la infastidiva dalla riva. Infuriato nel vedere la ninfa intrappolata, Marte si trasformò in un lupo e uccise il satiro. E in cambio, beh. Tassia fece il bagno con il dio. Fecero il bagno? Ah, capisco. Ah, ho capito. Fecero il bagno insieme. Ti avevo avvertita, Magdalena. Quando Marte uscì dalla pozza, l'acqua sgocciolò dal suo corpo sul terreno e lì sbocciarono fiori e piante. Si dice sia questo il motivo per cui la nostra valle è così fertile. Qui coltiviamo i campi da generazioni. La gente vorrà una spiegazione, fosse anche l'opera degli dèi. Qualunque sia la ragione, Tassing è stata benedetta con un terreno fertile per centinaia di anni. Molte cose che i romani si sono lasciati dietro sono andate distrutte nel corso degli anni, ma sono felice che ci rimangano ancora questi racconti. Una storia non muore finché c'è qualcuno che la racconta. Naturalmente anche i romani si lasciarono dietro un sacco di roba. La città è più romana che bavarese, a dirla tutta. Beh, noi siamo parte del Sacro Romano Impero. Ah, hai ragione, anche se abbiamo provato a resistere. Oggi in realtà Tassing è molto più piccola che ai tempi dei Romani, o almeno questa è la mia impressione. Le rovine si estendono in lungo e largo nella foresta fino all'antica miniera. Mezza Tassing è costruita con pietre romane. Fai due passi per la città e inizierai a notare un po' di cose. Abbiamo usato la loro pietra per costruire. L'antico tempio vicino al santuario di Sazia è stato sepolto dalla vegetazione, ma l'acquedotto prosegue per miglia. Pure l'abbazia era un antico forte romano. Guardando con attenzione si può persino vedere parte della pavimentazione romana al di sotto della strada. Noi non saremo romani, ma questa città lo è di certo. Non mi ero mai resa conto di quanto dovessimo ai romani per le nostre infrastrutture. La maggior parte della gente qui intorno non ci fa caso. Sono troppo indaffarati per notare ciò che hanno sotto gli occhi. Forse dovrei andare a dare un'occhiata alla miniera allora. Mi farei un'idea migliore di come erano veramente le cose. Ah, vedo che nulla può fermarti. Beh, non lo farò neanche io. Tieni gli occhi aperti per eventuali lupi o satiri là sotto. Ti farò sapere se ne vedo. Grazie per l'aiuto. Buona fortuna, Magdalene. Sii prudente. Ok, quindi abbiamo due.
due storie che si portano nella miniera, quella dei gemelli per lo scherzo e quella dell'ercio. Ok? Allora, andiamo a riporre la chiave, senza dire nulla a Thomas, ovviamente. Bene, la chiesa sembra vuota. Posso lasciare la chiave sul pulpito, dove padre Thomas la troverà sicuramente. Mi vedrà magari la suora? Fatto, meglio filarmela prima che torni padre Thomas. E riferirò ad Artemis che ho restituito la chiave. Ok, a Thomas non diciamo niente. Andiamo invece a dire ad Artemis che abbiamo fatto quello che voleva. Così dovrebbe farci entrare nella miniera. Ehi Max, come sta andando la tua commissione? Finita, ho lasciato la chiave dove padre Thomas potrà trovarla. Grande. Va bene, come promesso, io e Apollo ti mostreremo come entrare nella miniera. Dai, seguimi. Sei sicura di volerlo fare, Magdalene? C'è della roba inquietante laggiù. Chissà quanta gente è morta in quelle miniere? Giusto, probabilmente infestata di spettri. Ti conviene lasciar perdere? Finché sei in tempo. Voi due non riuscirete a spaventarmi, mi calerò laggiù. Va bene, ma non prendertela con noi se ti rapisce un fantasma. Ti abbiamo avvertita. A ogni modo. Non è così difficile, se sai dove mettere i piedi. Noi lo facciamo sempre. Su, diamoci una mossa. Non voglio finire di nuovo nei guai. Va bene, va bene. Inizia posando i piedi sulla sporgenza interna, Magdalene. Quella a forma di zoccolo di gnu. E poi cerca altre sporgenze simili a mensole. O a vertebre di moffetta. Bene, ci siamo. Non dimenticare di spostare le mani prima dei piedi, altrimenti scivolerai. Alza un po' la gonna e non farla impigliare, così sarà più facile. Aspetta, il gradino mancante! Ah, giusto, manca un gradino verso il fondo. Fai attenzione a dove metti i piedi, altrimenti cadrai. Come questo idiota qua. Perché l'hai detto? Perché devi sempre mettermi in imbarazzo? Va bene, ho capito, grazie. Animazione pure di lei che scende, ok. Avrebbero potuto tranquillamente non metterla. Però forse ora lei cade e ci fa vedere che si fa male. E invece. Ce l'ho fatta, sono sul fondo. Brava Magdalene, buona fortuna per qualunque cosa farai là sotto. Spero che tu non muoia, Magdalene. Risalire potrebbe essere un po' più complicato. Vabbè, adesso voglio dare un'occhiata in giro. E prendi la torcia, brava, la lampada. Ci sono un sacco di monete diverse qua giù. Che strano, non è certo il pozzo di un santo. Oh, una tavoletta. Reca ancora delle iscrizioni. Oh, è una poesia. Penso sia un messaggio d'amore. Turgida passione. Povera Jay, spero che il suo amato fosse più bravo a fare altro di quanto non fosse a scrivere poesie. Mettiamo questo. Oh, questa sembra una versione più grande di uno degli aggeggi di Baltas. Di qua non si può passare, però. Ok, proseguiamo allora. Ora che sono qua giù, dovrei vedere se riesco a trovare qualche oggetto risalente all'epoca romana o a periodi precedenti. Oh, delle ossa. Decisamente troppo grandi per essere umane. Niente corna. Penso sia un mulo. Forse trasportava l'argano. Povera creatura, costretta a morire qua giù.
Deve essere per questo che Apollo si è spaventato così tanto. Potremmo andare in una grotta. Oh, un pezzo di ceramica, è magnifico. Oppure continuare a scendere. Anche qui si va nella grotta. Un altro pezzo. Ok, iniziamo ad esplorare allora. Ritorniamo nella grotta nella prima grotta. Ehi, questo sembra combaciare con l'altro pezzo che ho trovato. Ricomporremo un qualcosa. Un altro frammento. Vai. Devono essere statuette simili a quelle di Till, a quelle che Till e gli altri contadini ritrovarono nei campi. È affascinante pensare che ci siano così tante tracce dei nostri antenati sparse in campi e grotte come questa. Ok. Dovremmo trovare probabilmente tutti i pezzi di ceramica e ricomporremo un oggetto, l'oggetto che vuole usare come ispirazione per il murale. C'è un'iscrizione latina qui. Che Tassia mi dia dell'acqua o Plutone mi protegga. Questo sale mi sta prosciugando a morte. Accidenti, sembra che lavorare qui sotto non fosse molto piacevole. Ok, non penso si possa andare giù qui. Ah, invece sì. Ok. Ah, sembra una mappa romana di Tassing. Mi chiedo cosa sia cambiato. Vediamo se riesco a localizzare tutto. Ecco l'acquedotto e la sorgente. L'abbazia era una vecchia roccaforte sulla collina. Un momento. Cos'è questo edificio? Non lo riconosco. Non esiste più a Tassing, ma una struttura di quelle dimensioni non può essere scomparsa. È davvero strano. Un'altra iscrizione. Non è molto formale. Deve averla incisa un operaio. L'anima di Letus ascese nel Mitreo. La mia anima scenderà giù in questo maledetto palazzo di sale. Cristo è davvero brutale. Sembra quasi un altare, ma cosa ci fa un altare in una miniera di sale? È persino scolpito nel sale. Un altare? Prendiamo un altro frammento. Altre scritte in latino. Se non possiamo entrare nel mitreo, allora creeremo un altare agli dei tutto nostro. Mi chiedo se il mitreo fosse una sorta di tempio speciale. Il termine non mi dice nulla. Potrebbe essere l'edificio che non ho riconosciuto. Dovrei cercare altre informazioni al riguardo. Io continuo a sperare che alla fine di questo atto, o durante questo atto, comunque noi scopriremo chi ha ucciso davvero i vari, appunto, le varie persone. Altrimenti sarebbe un po' brutto, diciamoci la verità. Però no, penso che abbiano costruito il gioco apposta per farti arrivare poi a scoprire. Ho molti pezzi di ceramica simili. Ne vorrei scoprire se provengono tutti dallo stesso vaso. Ah, ora bisogna fare puzzle. Ah, devo addirittura ruotare. Azza. Questo non si muove, ok, questo è preciso. Allora, vediamo un po' se si riesce a fare qualcosa, eh. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Vabbè, tu puoi andare qui, immagino. Tu ci vai sopra. Dov'è ancora più sopra? Tu quindi vai sotto. Tu sei qui. Infatti. Credo. Almeno credo. Tu sei qui sopra. Mentre vediamo un po', eh. Tu puoi essere qui. No, basta ruotare. Ok. Poi,
metto qui. Poi vediamo, eh. Vediamo un po'. No, lasciamolo fuori un attimo questo. No, l'ho messo a caso questo qui. Però potrebbe andare sopra. No, forse no. Mi serve un qualcosa con un omino. Con una faccia. Vedete che qui c'è un omino? Serve qualcosa con un omino. Però non sembro vederle. Tu puoi andare sopra qui, sicuro. Ok. Tu invece... No, via. No, via da qui. Devo spostarti. Qui sotto, qui, trovato. Buono. Poi tu immagino qui. No. Assolutamente no. Per adesso ti sposto qui un secondo. E vediamo poi dove metterti. Tu potresti andare qui. No. Nope. Mettiamolo qui per adesso, ma vediamo poi. Allora. Questo ha una gamba. Potrebbe andare qui. Girato magari un po'. No, più in basso. Ah, forse. Nemmeno. Potresti andare qui. Neanche. O forse sì. Sì, così. Dovrebbe andare bene. E tu quindi sei qui sotto. Tu spostati un secondo, grazie. No, anche tu spostati, non mi serve. Volevo prendere questo. E metterlo. No, no, qui. Qui. Qui sotto dovrebbe starci uno. Esattamente. Buono. Poi. Poi. Tu vai qui. Ok. Te ovviamente devo spostarti perché non puoi stare qui. Probabilmente sei qui, ma devo girarti bene. Ecco fatto così. Poi questo pezzo grosso, che tu vai qui, palese. Girato. Questo pezzo era giusto qui, che culo. Poi tu vai qui sotto. Forse no. Forse no. Devo un attimo spostare questo. Allora, tu potresti essere qui. Sì che sei qui. Tu sei qui. No, era giusto. E tu così. Ok, trovato. Le figure su questo coperchio sembrano raccontare una storia. Il mito raffigurato in questi dipinti deve essere antico, persino precedente ai romani. Vediamo. Questa deve essere Percita, e quelli devono essere spiriti della foresta, che siano parte della caccia selvaggia. Oddio, la parte successiva sembra rappresentare un sacrificio umano. Qualcuno, forse un capo tribù, sta sacrificando un uomo a Percita. La storia prosegue nella parte inferiore del coperchio. Questi sembrano spiriti. Pare che sopraggiungano a banchettare con il sacrificio. Deve essere così che i nostri antenati cercavano di mantenere Tassing al sicuro, offrendo sacrifici a Percita. È affascinante pensare che i nostri antenati abbiano creato questo oggetto che ora stringo tra le mani. Forse potrei dipingere questo soggetto nel murale. Fa parte del nostro passato, ma credo che non sia la storia migliore da rappresentare. È un rituale barbarico e decisamente pagano. Dubito che qualcuno voglia vedere il nostro passato rappresentato in questo modo, infatti. Fa parte del nostro passato. Sinceramente, sarebbe un bello shock per i cittadini qui. Però, d'altronde era quello che credevano. Anche se abbiamo però altre alternative, cioè abbiamo l'alternativa della leggenda appunto di Marte e della ninfa Tassia, che potrebbe essere molto più fattibile.
bellina da pitturare. Quindi per adesso ho bisogno di pensarci meglio prima di fare una scelta definitiva. Infatti, bene, sarà meglio proseguire prima che si esaurisca l'olio nella lampada. Ho un crollo. Il legno qui sembra più nuovo rispetto alla parte precedente della miniera. Potrebbe trattarsi di un collasso recente? Tutte queste macerie mi impediscono di proseguire. Immagino che dovrò fermarmi qui. Perlomeno le pitture murali mi hanno mostrato com'era Tassing al tempo dei Romani. Chissà se riesco a scoprire cos'era il mitrio o dove si trovava. E ricomponendo i frammenti di ceramica, ho scoperto una delle prime storie su Tassing. Penso di aver visto tutto quello che potevo qua giù, e l'olio sta per esaurirsi, e ora di tornare in superficie. Andiamo. Ottima questa parte delle miniere. Davvero molto molto bella. Ok, usciamo dalla miniera. Oddio, crolla tutto. Un momento, chi va là? Ehi, c'è qualcuno? È l'assassino. Farei meglio a uscire da questo tunnel prima che precipiti in un'altra roccia. O meglio, è l'assassino, ma non voleva venire a ucciderci, lui voleva scendere. Solo che ha visto qualcuno è scappato. Chi era? Persino Apollo e Artemis mi avrebbero aiutato a uscire da qui. Bene, ora che ho più informazioni, posso prendere qualche decisione sulla prima sezione dell'affresco. Ah, ok, quindi non possiamo andare comunque a sentire Martin o a leggere il libro della storia di Tassia, però. Vediamo. No, abbiamo comunque un po' di tempo. Tu. Non dire nulla. Sto parlando con te. Rispondimi. Non c'è bisogno di essere così scortese. Sono Haller Grant, il guardiacaccia del signore. Ti mostrerò cortesia quando te la sarai meritata. Perché porti i maiali a pascolare nei boschi? Eri tu che mi stavi osservando poco fa? Quella pietra mi ha quasi colpita. Cosa? No, che c'entra la pietra? Non so di cosa stai parlando. Ora rispondimi. Quel maiale non è mio. Sono la figlia dello stampatore. Non ti ho chiesto come ti chiami. Ho chiesto perché stavi facendo pascolare dei maiali qui. Rispondimi. Ti sembra una che alleva maiali? Senti, ragazzina, ti conviene rispondere alla mia domanda, se non vuoi finire in un mucchio di guai. Quel maiale non è mio. Cammino per questa foresta da ore. A parte il carbonaio e lo stagnino, non ho visto altre persone oltre a te. Se il maiale non è tuo, che cosa ci fa? Che cosa fai qui? Bisogna per forza dar conto del perché ci si trova in un bosco? Sono incinta e avevo una gran voglia di ghiande. Hai idea di quante donne abbiano cercato di rifilarmi sempre la stessa scusa? Fa quasi ridere. E va bene, ti faccio un'altra domanda. Di chi è questo maiale? Non lo so, il maiale era già nel bosco quando sono arrivata. Ah, un misterioso maiale smarrito, che a quanto pare non appartiene a nessuno. Pare di sì. Oddio. La prossima volta che troverò un maiale in questi boschi, lo ucciderò all'istante. Insieme a chi ce l'ha portato. Mi hai capito? Non dico nulla. Bene. Ricorda ai tuoi vicini quel che succede quando si infrangono le leggi del signore locale. Sapevo che gli uomini del signore pattugliavano questi boschi, ma non ne avevo mai visto uno prima d'ora. Non pensavo fossero così intransigente. Suppongo di dovermi ritenere fortunata. A ogni modo, è giunto il momento di lasciare i boschi e tornare al lavoro alla Rathaus. Ok, ma torneremo al lavoro nella Rathaus nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto.
al prossimo video.